Bentrovati, oggi siamo qui con un avvocato, con l'avvocato Silvana Sinigaglia, per parlare di una sentenza che ha riempito pagine di giornali e ha fatto parlare moltissimi, sia in polemica che semplicemente in commenti, a proposito di quello che accade a seguito di separazioni, in particolare a seguito anche di divorzi, e molti giornali titolavano divorzi, piace agli avvocati la sentenza della Cassazione. Siamo oggi qui per parlarne con lei, con l'avvocato Silvana Sinigaglia, ben trovata. Bentrovati, grazie. E ci interessa soprattutto capire se è vero che si tratta di una sentenza che squarcia il velo dell'ipocrisia, come molto hanno detto, oppure che in realtà non fa altro che confermare scuole di pensiero precedenti che si sarebbero concretizzati in questo pronunciamento. Intanto i giudici parlano quando la legge tace, dice qualcuno, vero o no? Beh sì, normalmente è anche giusto che questo avvenga, nel senso che la legge detta le regole, poi anche i giudici e i tribunali creano l'adeguamento alle norme. Sì, in effetti si è fatto molto più scalpore di quanto forse fosse necessario intorno a questa sentenza, che ribadisce sostanzialmente un concetto molto chiaro. Intanto è necessario fare chiarezza su un aspetto che molte volte viene non compreso appieno. C'è una fase della vita di coppia che scoppia, che è quella della separazione, e c'è un'altra fase che è quella del divorzio. I due istituti non sono uguali, sono due istituti completamente diversi, anche se hanno ad oggetto la regolamentazione delle stesse situazioni. Che cosa voglio dire? Che mentre nella separazione i coniugi vengono soltanto autorizzati a venir meno agli obblighi che impone la legge nel momento in cui contraggono il matrimonio, perché nel momento in cui i coniugi contraggono matrimonio assumono dei diritti e assumono dei doveri, quindi la coabitazione, l'assistenza morale, materiale e spirituale, la crescita, l'educazione dei figli e quant'altro. Allo stesso tempo il dovere di partecipare ai bisogni della famiglia secondo quelle che sono le proprie capacità economiche, patrimoniali e tutto quanto. La separazione non fa altro che dire stop, in questo momento siete autorizzati a non vivere più separati, siete autorizzati a regolamentare i rapporti economici con delle regole, quindi non più ognuno con... però vengono dati dei paletti. Il matrimonio resta. Resta la capacità, e adesso arriveremo al punto nodale, della possibilità di consentire all'uno e all'altro coniuge di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Che vuol dire che nella fase della separazione i coniugi sono ancora marito e moglie. Quindi ci sono delle legittime aspettative anche in ordine alla prosecuzione del matrimonio, per cui alla prosecuzione della possibilità di continuare a conservare un tenore di vita che sarebbe stato quello se la coppia non fosse scoppiata, e comunque fino a che non arriva il divorzio. E però qualcuno ha detto che è oggettivamente penalizzante nei confronti della donna che durante il matrimonio magari ha sacrificato ambizioni e aspirazioni poi non riconosciute adeguatamente, quando finisce tutto con un divorzio. Ma infatti è proprio a questo che mi riferivo. La separazione ha come parametro di riferimento il tenore di vita, che significa che se i coniugi si separano, chi dei due... E qualche volta assistiamo anche a situazioni in cui è il marito ad avere diritto al mantenimento. Diciamo che nella normalità delle volte la donna, il coniuge, è più debole, ma questo non succede, grazie a Dio, non succede più sempre. Però il coniuge meno forte economicamente ha diritto alla conservazione dello stesso tenore di vita. Quindi quello che funziona nelle separazioni è la sperequazione, cioè la differenza tra le due redditività. Per cui se abbiamo da una parte un soggetto che ha una redditività di 100-150 mila euro l'anno e dall'altra uno che ne ha 20-30 mila euro l'anno, quello che ha una redditività minore ha diritto ad un assegno per sé, perché stiamo parlando di assegno per il coniuge, quello per i figli è un'altra cosa e segue altri criteri,
Quindi il coniuge più debole ha diritto a conservare lo stesso tenore di vita che non potrebbe conservare se avesse soltanto il suo reddito. E quindi la legge, il presidente davanti al quale i coniugi per la prima volta si separano, e quindi il presidente che conosce per la prima volta la crisi coniugale, è chiamato anche a riequilibrare questa situazione. Con il divorzio questo non succede. Perché non succede? Perché intanto il divorzio scioglie definitivamente il matrimonio. Quindi che cosa significa? Che anche le legittime aspettative rispetto a una prosecuzione di una vita insieme cessano. Cioè diciamo, le parti non sono più persone nel matrimonio, quindi non sono più coniugi, diventano single, diventano persone, e come tali fanno anche delle scelte che dovrebbero, il legislatore dice, che dovrebbero essere di indipendenza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che scegliere di divorziare vuol dire essere capaci e, come dire, bisogna che si trovi la possibilità di essere anche autosufficienti. E infatti l'assegno divorzile ha finalità diverse rispetto all'assegno di mantenimento. L'assegno di mantenimento deve riequilibrare la situazione. L'assegno divorzile invece, diciamo, deve essere corrisposto solo allorquando il coniuge più debole, l'ex coniuge, comunque il soggetto, diciamo così, più debole, non ha mezzi adeguati o non ha capacità di trovare i mezzi adeguati. E quindi è vero che questo assegno divorzile, così come è stato pensato per queste nuove premesse, penalizza le donne? Ma in realtà il criterio, allora, già, diciamo, c'era un orientamento a Sezioni Unite del 90, che, diciamo, una serie di sentenze che non avevano fatto altro che spiegare come l'assegno divorzile, pur avendo finalità assistenziali e non più non dovevano più riequilibrare il tenore di vita, quindi aveva già in qualche modo escluso il tenore di vita, però in realtà lo aveva fatto entrare dalla finestra, nel senso che nel momento in cui comunque, diciamo, il soggetto più debole aveva diritto al mantenimento, quello che veniva preso in considerazione ai fini della determinazione, perché ci sono due momenti, cioè un momento in cui i giudici riconoscono l'ande betur, diciamo, cioè il diritto, e un altro momento in cui riconoscono il quantum, cioè la quantificazione del mantenimento. Quindi bisogna innanzitutto averne diritto e poi bisogna quantificare l'ammontare. Allora, questo passaggio fino a questa sentenza del 10 maggio 2017, quella di cui stiamo parlando, era quasi un passaggio automatico. In realtà noi avvocati abbiamo verificato come negli anni, e questo lo dico assumendomene la responsabilità personale ma con quasi certezza di non poter essere smentita, abbiamo per anni assistito ad un fenomeno particolare. I patti o le condizioni che erano state definite, decise o, come dire, subite da una sentenza nella separazione venivano praticamente confermate in sede di divorzio. Quindi questo per anni è successo. Perché? Perché, diciamo, il matrimonio veniva sciolto da un punto di vista civilistico, ma gli obblighi assunti nella separazione venivano quasi traslati nel divorzio. Perché è rivoluzionaria questa sentenza? È rivoluzionaria nel momento in cui innanzitutto pone l'accento sul fatto che anche laddove il divorzio dovesse consentire al coniuge più debole di avere un mantenimento, e quindi il diritto al mantenimento, questo prescinderà dal tenore di vita avuto durante il matrimonio. Quindi gli unici criteri che dovranno essere presi in considerazione per poter conservare o ottenere un assegno divorzile sono questi due parametri: l'incapacità, quindi l'incapacità di avere redditi, la mancanza di redditi da una parte e l'impossibilità dall'altra di poterseli procurare. Spetterà al coniuge che chiede l'assegno dimostrare di non avere i mezzi adeguati o di non poterseli procurare per ragioni, esatto, obiettive. È una sentenza, ha detto qualcuno, che tutela i polli dalle donne un po' perfide che li vogliono accalappiare. Qualcun altro ha detto ancora che non difende le donne che si immolano per la famiglia.
Allora, le donne che si immolano per la famiglia restano tutelate perché nel momento in cui si dimostra che una donna ha per una vita deciso, e questo lo riusciamo a fare chiaramente nella separazione, perché è il momento in cui diciamo, si formano le ragioni della crisi e anche l'addebito, no? Per cui l'addebito che è il sostanzialmente la responsabilità della fine del matrimonio a carico di uno dei due coniugi. Se nell'arco della separazione si riesce a dimostrare che il marito, assumendo di avere redditi adeguati, propri, anche abbondanti, tali da consentire alla famiglia di poter fare a meno del lavoro dell'altro coniuge, e chiede, e i coniugi anche concordano insieme che l'altro coniuge, che quasi sempre è la mamma, resta a casa per l'accudimento dei figli, che comunque contribuisce, perché una mamma che è a casa consente di non avere la babysitter, di poter seguire i figli, di poter fare tutta una serie di cose, e comunque contribuisce con il proprio lavoro materiale, ma anche con l'organizzazione di un'azienda famiglia. Per cui in questo caso, se il divorzio avviene quando diciamo, il soggetto avente diritto è giovane e adatto al lavoro, conserverà l'assegno divorzile per un periodo che magari può essere considerato necessario per immettersi nel mondo del lavoro, ma poi siamo realisti, oggi è difficilissimo riuscire a trovare. Quindi lei si immagini una donna che a 50 anni si separa, che non ha mai lavorato, non ha competenze, non ha niente, è chiaro che non potrà entrare nel mondo del lavoro, a quella donna sarà comunque dovuto l'assegno divorzile. Intanto sui giornali, in particolare sulla Gazzetta del Mezzogiorno, si faceva riferimento a casi di uomini, sarebbero per contraltare questi polli che verrebbero spellati dalle donne, si fa riferimento anche addirittura a ipotesi in cui presso il dormitorio della Caritas di Bario di Foggia, c'è lo sfacelo esistenziale di persone separate costrette a rinunciare a tutto pur di garantire un mantenimento all'ex coniuge. Beh, questo è vero e questo io lo dico da sempre, lo dico sapendo di creare polemica, ma spesso succede che diciamo, la parte più penalizzata nelle separazioni è l'uomo. È l'uomo perché normalmente, è anche giusto che questo avvenga, anche se devo dire la verità, il Tribunale di Foggia, il presidente CEA, fino a che diciamo, è stato presidente della sezione famiglia, diciamo, ha avuto un occhio attento alla collocazione dei minori, perché che cosa succede? Chi ha diritto all'assegno per i figli? Il coniuge che resta a casa con i figli. Quindi, indipendentemente dalla proprietà della casa, indipendentemente da chi deve pagare il mutuo, indipendentemente da qualsiasi altra condizione, i figli restano nella casa coniugale insieme al genitore collocatario. L'altro genitore può essere anche il proprietario della casa, può essere colui che paga il mutuo, qualsiasi altra situazione, però diciamo, è giusto ed è doveroso che contribuisca al mantenimento dei figli, però molto spesso contribuisce anche al pagamento del mutuo e normalmente deve trovare un'altra occupazione, deve trovare, chiedo scusa, un'altra collocazione, quindi pagare anche diciamo, bollette e quant'altro. Ora è chiaro che un buon giudice tiene, un buon presidente tiene presente tutte queste situazioni. E diciamo, nel momento in cui stabilisce un mantenimento, lo stabilisce in funzione di tutte queste condizioni. Però purtroppo a volte la coperta è stretta. Allora lei pensi a una persona che prende, non so, 1.100 euro di stipendio, magari ne paga 400 di rata di mutuo, e magari è giusto che paghi altre, non so, 500, 600 di mantenimento per i figli. E poi è chiaro che la mensa dei poveri è piena di padri separati. E dicevo prima, mi sono fermata, che il presidente CEA ha sempre, pur diciamo, preferendo la collocazione presso la madre, lo ha sempre giustificato, perché questo oggi la legge dice, quando parla di affido condiviso, ci dice l'affido è condiviso, la collocazione è presso il genitore che si ritiene più idoneo all'accudimento dei figli, che non vuol dire che l'altro non lo sia, ma vuol dire che l'interesse primario è quello dei minori. E lui, quando collocava i figli presso un genitore, spiegava le ragioni per le quali veniva
collocato presso la mamma magari e non verso il padre, pur riconoscendone magari uguali capacità di accudimento. Insomma, questa sentenza sicuramente induce a ragionare. Quali sono i confini allora? Se non è vero che penalizza le donne, si può dire che c'è parità grazie a questa sentenza o cosa? Negli altri paesi esiste la possibilità di stipulare i patti prematrimoniali? Infatti. Perché in Italia non si arriva ancora a questa conclusione? Patti che consentono, di, nella maggior parte degli stati europei, di stipulare patti che per cui ci si accorda nell'ipotesi certo. in cui il matrimonio si rompa. In Italia che accade? Perché mai non si raggiungerà? Beh, da noi questi perché non sono consentiti, perché il tipo di legislazione che abbiamo è sicuramente improntata anche ad un'immagine, non dico attacanonistica della cosa. Il matrimonio è comunque indissolubile da un punto di vista canonico. Diciamo che è un problema culturale con una influenza religiosa, però le cose stanno cambiando e l'idea stessa che sia intervenuta la Cassazione specificando questa cosa può portare, sì, sicuramente arginerà alcune situazioni, peraltro che avrebbero dovuto trovare già una giustizia in altre sedi. Non mi sembra che penalizzi più di tanto le donne, più che altro le mette nelle condizioni di responsabilizzarsi rispetto ad un matrimonio, perché allora una volta, dottoressa, una volta si pensava che il matrimonio fosse la sistemazione per definitiva per la donna. Allora è chiaro che anche l'investimento emotivo era in quel contesto, no? Una donna, ma anche laddove lavorava, sapeva che comunque sarebbe stato per sempre, che investiva in una progettualità, che doveva essere non modificabile. Ed è anche questa la ragione dell'orientamento delle sentenze del 90. Oggi questa sentenza di Cassazione non fa altro che prendere atto di come è cambiato il panorama culturale, sociale, e statisticamente possiamo verificare che i matrimoni che si rompono sono più di quelli che si conservano. Quindi bisogna prendere atto che chi oggi si sposa, chi si è sposato qualche anno fa, sa bene che per quanto dovrebbe essere comunque una cosa per la vita, non lo è più. Ora lasciamo da parte l'aspetto religioso di cui abbiamo anche parlato l'altra volta, però al di là dell'indissolubilità del matrimonio davanti a Dio, noi sappiamo che ci sposiamo potendo separarci, potendo divorziare. Ora questa libertà e questa possibilità che è data ai coniugi li mette nelle condizioni di sapere che alcune scelte che magari si facevano prima, oggi è opportuno non farle. Ecco qual è la differenza. Poi, per carità, non mi sembra... anzi, principe la scelta per la donna di decidersi a non lasciare il lavoro oppure prodigarsi a cercarne uno il più presto possibile. Assolutamente, ma poi resta il fatto che una donna che comunque, indipendentemente da questo, anche nel 2000 ha scelto di restare nella famiglia, ha diritto al mantenimento. Avvocato, ci sono due casi o uno anche che nella sua carriera l'hanno in qualche modo sconvolta? Beh sì, diciamo sì, sì. Uno è stato particolarmente eclatante perché mi capita spessissimo di difendere gli uomini, no? Quindi li avverto che sono in questa fase della separazione quelli, non dico meno tutelati perché la legge tutela entrambi, ma nella prassi quelli che poi avranno la peggio nelle separazioni. E ho seguito un caso di una coppia giovanissima e lui è rientrato a casa prima del previsto dal lavoro e ha scoperto la moglie in flagrante adulterio. Una situazione direi che è un classico, se ne sentono parecchie di queste storie. Ma questo è particolare perché lei prima l'aveva nascosto fuori al balcone, sembrava quasi una scena da film, eccetera. O da fumetto. In piena notte lui si sveglia, accende la luce e si trova quest'uomo questo estraneo in casa, che secondo un brocardo latino che non voglio ripetere, insomma, prende botte da tutte le parti, dall'amante della moglie. Ma lo ripeta, se lo faccia conoscere questo brocardo. No, si dice cornuto e mazziato, non lo volevo dire, era un eufemismo dirlo in latino, ma viene massacrato
dall'amante della moglie, che evidentemente spaventato di trovarsi il marito in casa, lo manda in ospedale 40 giorni, trauma cranico, eccetera, un bambino di 6 mesi. Quindi questo tradimento consumato in camera da letto, il bambino di 6 mesi, quindi lasciamo perdere tutto l'aspetto morale, eccetera. La cosa che più mi colpì è che questo ragazzo era figlio di una donna vedova che aveva lavorato una vita, che aveva messo da parte dei soldi per l'acquisto della casa di questo figlio unico e che aveva poi, diciamo, acquistato con grandi sacrifici, sopportandone mutuo e tutto quanto, e aveva chiaramente messo a disposizione della neofamiglia. Quando è scoppiato il tutto, perché poi chiaramente è arrivata la separazione, era giusto così, però questo è stato, voglio dire, da un punto di vista morale poco. La signora ha avuto comunque la casa, nonostante fosse della mamma, ne pagasse il mutuo e tutto quanto, ha avuto l'affidamento condiviso, ma la collocazione del figlio in quella casa, e ha avuto comunque il mantenimento per il figlio. A seguito di questa sentenza non accadrebbe la stessa cosa? Nella separazione sì, comunque. Bene, non so se si tratti di una buona notizia, sarà vero invece che questa sentenza non è davvero rivoluzionaria? Allora, non è che non è rivoluzionaria nella parte in cui diciamo, si fa riferimento alla mancanza del tenore di vita come quantificazione. Allora, se si ha diritto all'assegno divorzile, se, e sono due passaggi come dicevo prima, la quantificazione non sarà più su quello che sarebbe potuto essere, su quello che magari sarebbe potuto diventare. Io, se c'è ancora un secondo, le dico, se prego, ce l'ha prego, un secondo, prego. Una donna che ha avuto una separazione, un assegno di mantenimento, il marito dopo il divorzio è diventato ministro, insomma, comunque ha fatto una carriera enorme, lei ha ottenuto un assegno di mantenimento che era proporzionato a quello che, al tenore di vita che avrebbe goduto se il matrimonio non si fosse rotto, quindi se fosse rimasta accanto a quell'uomo che era diventato ministro. Questo oggi la Cassazione non dice più. Oggi a bocce ferme si decide. La ringraziamo molto, l'avvocato Silvana Sinigaglia ha commentato, ci ha spiegato quali sono i nodi cruciali di questa sentenza della Cassazione del 10 maggio 2017 che ha definito il tenore di vita precedente non più come certezza inderogabile ma soltanto come orientamento e riferimento a seguito di divorzio. La ringraziamo molto, grazie, buon lavoro e buona fortuna a tutti quelli che dovessero divorziare.